Bentornato in questo video di Lusso nel Mondo. Secondo la rivista Forbes, Bernard Arnault è diventato ufficialmente l'uomo più ricco del mondo, riuscendo a sorpassare nella classifica Elon Musk. L'imprenditore francese possiede un patrimonio di 216 miliardi di euro, è il proprietario della compagnia LVMH che controlla ad oggi quasi due terzi del mercato della moda del lusso. Nel video di oggi vedremo come questo imprenditore spende i suoi miliardi. Rimani fino alla fine e ne rimarrai sorpreso. Ma prima di tutto vediamo molto brevemente la sua storia. Bernard Arnault è nato nel 1949 in Francia, in un piccolo paesino chiamato Roubaix. Suo padre, Jean Arnault, era un industriale, proprietario dell'azienda di lavori pubblici Ferret Savinel. Bernard iniziò la sua carriera come ingegnere civile, ma presto inizia ad interessarsi anche all'imprenditoria. Nel 1971 acquistò una piccola fabbrica di materie plastiche e la trasformò in un'azienda di successo chiamata Boussac Saint-Ferret. Nel 1984 acquistò la società di lusso finanziera Gache, che possedeva anche il famoso marchio Louis Vuitton. Nel 1987 creò il marchio LVMH, sigla che proviene dalla fusione di Louis Vuitton e Moët Hennessy. Successivamente acquisisce anche marchi di lusso come Fendi e Bulgari. Le entrate generate da tutte le società di LVMH sono la principale fonte del patrimonio netto del miliardario. Ma torniamo alla domanda di prima. Come spende i suoi miliardi Bernard Arnault? Appartamenti e ville. L'imprenditore, tra il 2016 e il 2018, ha acquistato 5 proprietà a Beverly Hills. Si direbbe che abbia speso una somma intorno ai 120 milioni di dollari. Nel 2019 ha acquistato un'ulteriore villa sulle colline di Hollywood, intorno ai 15 milioni di dollari. Bernard ha anche diversi appartamenti e ville in Francia, la più conosciuta è la sua enorme villa a Saint-Tropez. Yacht. All'imprenditore francese, come a diversi altri miliardari, piace trascorrere il proprio tempo libero sugli yacht. Nel 2008 ha acquistato la ditta olandese che costruisce yacht di lusso, ovvero la Royal Van Lent. Inoltre ha acquistato il produttore di yacht britannico Princess Yacht International. Nel 2009 acquistò uno yacht dal valore di 250 milioni di euro. Inoltre comprò anche uno degli yacht più grandi del mondo, chiamato Symphony, che è stato avvistato diverse volte anche in Italia, nelle città di Imperia e Napoli. Questo yacht può ospitare fino a 36 passeggeri. Jet privati. Bernard Arnault possiede anche diversi jet privati, che rendono i suoi viaggi veloci e lussuosi. È il proprietario di un Bombardier Global 7500. Questo jet è considerato il più grande in circolazione e può ospitare fino a 19 persone. Il suo prezzo è di 79 milioni di euro. Inoltre possiede anche un Bombardier Global 6000, il cui costo è stato di 23 milioni di euro. Vacanze. Bernard è un amante del vino. È il proprietario di oltre 10 case vinicole. Gli piace trascorrere il suo tempo libero nei vigneti in giro per il mondo. La sua zona preferita è Bordeaux, dove controlla il famoso vigneto Château Cheval Blanc. Inoltre, il miliardario è stato avvistato anche diverse volte in vacanza in Italia. Una delle sue tappe preferite è la costiera amalfitana. È stato visto anche diverse volte al Tennis Club Capri. Isole private. Il miliardario non si è di certo limitato alle proprietà, agli yacht o agli aerei privati. Ebbene sì, è anche il proprietario dell'isola Indigo, che si trova alle Bahamas. Sull'isola è stata costruita una villa esclusiva che si trova in cima alla collina, offre ai suoi ospiti una magnifica vista sulla natura circostante e sulle acque cristalline delle Bahamas. Bernard ha sborsato una cifra di circa 35 milioni di euro per acquistare l'isola. Siamo giunti alla fine del video. Se ti è piaciuto, ricordati di lasciare un like, iscriverti al canale ed attivare le notifiche per non perderti i prossimi video.